Cambiando un po' argomento, invece, come sta vivendo la settimana che porterà al derby? Come ogni tifoso, intanto mi sto godendo la vittoria di ieri sera e poi come ogni tifoso preferirei non parlarne, basta. Senta, invece c'è un messaggio che vuol mandare a Montella, visto che ci sono state un po' di frizioni ultimamente tra lui e una parte della tifoseria della Fiorentina? Ma io non vorrei mandare messaggi a Montella, perché mi dispiace queste frizioni, perché mister Montella ha dimostrato non solo quest'anno di saper fare molto bene, quindi credo che la memoria dei tifosi non debba essere così corta. Montella secondo lei in questo momento rappresenta uno dei migliori allenatori che ci sono in Italia? Assolutamente sì. Che effetto le fa che a Roma ciclicamente torni il tormentone Totti e Garcia, addirittura scherzandoci, finito per fare delle domande lui stesso sull'argomento quando si meravigliava che nessuno lo chiamasse in causa sull'argomento? Io non mi stupisco del valore di Francesco, sia umano che professionale, per cui evidentemente è un argomento che sta a cuore soprattutto ai tifosi e quindi è una domanda che può ricorrere spesso. Il rapporto tra i tifosi e l'attuale proprietà? Non ne parlo, perché di me si è detto tutto di più e quindi io preferisco parlare delle gioie che la Roma ci dà.